Buongiorno, oggi è martedì ed è il 28 marzo del 2017. È da stamattina che avevo un pensiero fisso per quanto riguarda i talenti che Dio ci dà, i doni che Dio ci dà. Riflettevo su quella parabola di cui Gesù parlò, noi la leggiamo in Matteo 25, al versetto 14, dove Gesù dice: il regno dei cieli è simile ad un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. E a uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. Poi noi sappiamo la storia, questi cominciarono a trafficare i talenti, chi 5 cominciò a trafficare ne guadagnò altri 5, chi 2 ne trafficò e ne guadagnò altri 2, chi quello che aveva uno per paura lo nascose. Sappiamo la storia dove il Signore, poi ritornando e facendo i conti con i propri servi, elogiò chi aveva trafficato e aveva guadagnato altri 5, chi 2, e sgridò chi aveva tenuto per sé o chi aveva nascosto quel talento che gli era stato affidato. E nonostante, dice qua Gesù dice, furono distribuiti a ciascuno secondo la sua capacità. Quest'uomo ebbe la paura di non essere in grado abbastanza di fare un buon lavoro, ma soprattutto ebbe la paura del suo Signore, ebbe paura della durezza di cuore del suo Signore. Ora, questa stessa parabola viene citata anche nel Vangelo di Luca, ci dà diversi spunti di riflessione, ma vorrei leggere la fine di questa parabola, dove dice qua al versetto 29, dice: a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Dio ti ha dato dei talenti, Dio ti ha dato dei doni. Ogni essere umano che vive sulla faccia della terra ha fede. E ha dei doni e ha dei talenti. La fede, i doni e i talenti non sono dati a chi crede in Gesù, ma sono dati alla nascita. Ogni singolo essere umano ha dei talenti e ha qualcosa col quale poter trafficare. La cosa chiaramente poi che fa la differenza è a chi, verso chi mette a disposizione i propri talenti o i doni che Dio gli ha dato. E vorrei focalizzarmi su questo stamattina. Dio ti ha dato dei doni, Dio ti ha dato dei talenti. Ed è importante che tu metta a disposizione del regno di Dio, metta a disposizione degli altri i doni e i talenti che Dio ti ha dato. Ci sono tanti passaggi nella scrittura che parlano di questo argomento. Se Dio ti ha dato l'abbondanza riguardo qualcosa, il fattore principale, il concetto fondamentale è questo: se Dio ti ha dato abbondanza riguardante un dono o una capacità che tu hai, un talento di qualunque genere, è importante che tu lo metti a disposizione delle persone. Qualunque cosa tu abbia in più di qualcun altro, questo non fa di te una persona migliore di qualcun altro, ma semplicemente fa di te una persona con delle caratteristiche diverse. Ci sono persone che hanno dei talenti musicali straordinari, talenti artistici in genere, a livello di pittura, a livello di poesia, a livello creativo. Ci sono gente che ha dei talenti, sono persone che hanno dei talenti meravigliosi, talenti che potrebbero benedire la vita di molti bambini, gente che ha un cuore meraviglioso per i bambini, gente che ha una capacità straordinaria di impresa, di creare lavoro, di fare soldi. Tutte queste cose sono cose che vanno messe a disposizione delle persone. Ci sono dei passaggi straordinari che Paolo ne parla in maniera particolare, dove dice: Dio ti dà nell'abbondanza, e questa abbondanza serve per benedire gli altri. Dice, questa è una caratteristica di tutti coloro che realmente amano Dio, cioè che il di più che gli viene dato viene messo a disposizione degli altri. Ci sono persone che hanno una grandissima capacità di amare, una grandissima capacità di prendersi cura degli altri. Magari Dio ti sta mettendo nel cuore di prenderti cura degli anziani, o di aprire una casa di accoglienza, o di creare lavoro per dare lavoro ad altri, creare impresa, fare azienda a livello commerciale, a livello artigianale. Ci sono delle
magari delle benedizioni che tu hai a livello economico e Dio ti sta benedicendo in maniera straordinaria. E Dio ci chiede in un modo o in un altro di riversare questa benedizione nella vita degli altri, nella vita di tutti coloro che hanno bisogno. Magari Dio ti sta mettendo nel cuore di creare qualcosa per l'Africa, qualcosa per il terzo mondo, per l'India o paesi in Sud America. Non ha importanza. Qualunque sia il dono, qualunque sia la ricchezza, qualunque sia il talento che Dio ti ha dato, devi metterlo a disposizione degli altri. Ci sono persone che hanno un grande talento, ma che magari mancano di qualcos'altro e in questo hanno bisogno di qualcuno che riversi su di loro una benedizione in modo tale che possa spiccare il volo. Faccio un esempio, ci sono persone che magari stanno aspettando un posto di lavoro che hanno delle grandi capacità e magari non sono bravi a livello imprenditoriale, a livello manageriale, hanno bisogno che qualcuno li incoraggi a mettere a frutto, a mettere in movimento queste idee, queste capacità. Magari ci sono persone che hanno una grande capacità economica, che riescono a fare impresa e hanno difficoltà a trovare degli impiegati o delle persone che hanno che siano fedeli, che siano seri, che abbiano delle capacità. E allora mettere insieme i doni, mettere insieme i talenti. Ad esempio, ci sono persone che sono bravissime a creare musica, a comporre musica, ma non sono bravi con i testi. Sono altre persone magari sono straordinari con le parole, ma non riescono a comporre musica. Allora questi due talenti si mettono insieme per fare una grande opera. C'è gente che ha grandi idee, grandi progetti, ma non ha i soldi per adempierli e non ha le capacità economiche. Allora Dio ci mette in comunicazione, Dio mette in comunicazione le persone per poter essere l'uno il completamento dell'altro. Io voglio incoraggiarti in questo giorno a riflettere sul dono, sul talento che Dio ti ha dato, perché se Dio ti sta abbondando di qualcosa, non è soltanto per te. Paolo dice: Dio ci fa abbondare affinché possiamo avere il sufficiente noi in ogni cosa e con il di più potere benedire sicuramente gli altri. Quindi voglio incoraggiarti a non lasciare che gli altri possano manipolare i doni e i talenti che Dio ti ha dato, ma attraverso la guida dello Spirito Santo Dio ti fa capire dove dirigere, dove poter investire quello che è il dono e il talento che Lui ti ha dato, come poter trafficare in modo tale che la nostra vita possa dare gloria a Lui in ogni cosa, in ogni momento. Una buona giornata.